quelli di Darius e... Oh, buono, aspettate, scusate un secondo, facciamo la kill su MF se riesco. No, ho preso il minion, sono un cretino. Allora, in questo game contro, io speravo di avere Seraphine e Miss Fortune bot, ma ho Malphite. Il problema di Malphite qual è? Che è fondamentalmente una rottura di palle col suo spam in early game, ma non è niente di preoccupante questa parte. Il problema principale è il fatto che al livello 5 potrà ingaggiarmi veramente molto bene, che, allora, con altri AD carry, scusatemi, con altri AD carry al suo fianco sarebbe meno un problema. Con MF rischio di scoppiare prima di toccare terra. Oltre che MF io ci perdo sempre in lane perché sbaglio a posizionarmi sui minion, vedete, devo stare attento a non farmi tirare la Q di MF. Questo cosa comporta? Comporta che lo stile aggressivo dello stare vicino ai minion, di pusharli con gli attacchi base... Vedete quanto poco sto hittando i miei minion? Perché devo stare al sicuro da MF. Per fare questo non riesco quindi a pushare la lane, cosa che idealmente con Kate voglio fare, perché se io pusho la lane e faccio in modo che i suoi minion siano di più dei miei, cioè scusatemi, il contrario, faccio in modo che i miei minion siano più dei suoi, vuol dire che se io l'attacco posso fare più danno, facendo danno su di lei e non sui minion. Quindi chiamati trade, trade e poke, ecco, fondamentalmente. Problema è che ovviamente devo stare attento a non farmi pokare né da MF, ecco appunto, né da Malphite. E li ho presi entrambi, adesso io ho perso metà vita, loro non hanno neanche dovuto pensare a cosa fare. Ora cerco di farmare e vado a prendere la cura, perché sono messo una gran schifezza. L'ho rubata tutta a Leona, che mi odierà, ma veramente senza quello ero fregato. Attenzione, l'engage è decente, no, ora rischia di morirci. No, purtroppo, vedete, Malphite cosa ha fatto? Ha slowato. Ha lo scudo in modo che noi non possiamo pokarlo, che gli è appena tornato, vedete? Ecco qua. E adesso siamo entrambi bassissimi. Non so, ci dovrebbe essere... No, la prossima wave non ha il Siege Minion, quindi dovremmo regalare a quella dopo, tecnicamente parlando. Leona va a regalare, a questo punto io rimango in lane e cerco di farmare dalla distanza. Vado a utilizzare la Q qui, sì, vorrei giocare più lateralmente, ma il problema è che ci deve essere anche Leona che mi aiuta a farlo. E per ora quello che posso fare è cercare di farmare correttamente, magari aspettare il jungler, cioè è una lane che non credo di poter vincere in questo momento. Ah, ecco, guardate, cioè a casissimo, in mezzo ai minion, ecco, questa cosa di MF mi tilta come l'infinito. Devo stare attento a... Ringrazio per la sub, intanto che arriva in live, da parte di Elfa, grazie mille, e vado in base. La chat usa gli audio durante i commentary, ma vabbè, poco male. E a questo punto vado a prendere gli oggetti perché non potevo farmare quel Siege Minion. Cioè, rischiavo di morire per quel Siege Minion e non ne vale la pena. Anzi, vedete che è rimasto ancora lì, perché il nostro Siege Minion era già stato ucciso. E torno in lane. Dovrei riuscire a riprendermi abbastanza bene in termini di gold. Cioè, vedete che ho praticamente gold molto simile a MF. Anzi, adesso rischio addirittura di superarla. Nonostante la lane stia andando male, ecco, questo è quello che intendo. Cioè, vedete la lane che va male, vedete che vi poke, vedete io che manco due minion. E si pensa, ah, oddio, stai perdendo la lane. Però se alla fine siamo 0-0 entrambi e il gold la supero, per me va più che bene. Vero che vorrei snowballare con Kate, ma se non ci riesco, meglio non intare, ecco, fondamentalmente. Allora. MF no. Aspettate che... In. Ho dimenticato di fare una cosa. E ora devo stare attento che Malphite non mi ingaggi. Malphite comunque non è tankosissimo, perché sarà, cioè comunque su base AP, tecnicamente no, sta andando tank. Ora per fortuna non è... Beh, last award, metto malissimo la ward. E ringrazio i moderatori che tornano in live. E devo stare attento a non farmi ingaggiare adesso, perché Leona si è allontanata. In. Io non so se mi stanno trollando i miei moderatori, perché continuano a spammare l'audio. E adesso vado a comprare un altro oggetto. Vediamo che i nemici intanto stanno facendo il messaggero. Oh, ottimo. C'ho l'Infinity Edge. Doppia uccisione di Ari e tanta roba. Forse la tripla? No, la prende Akali. Comunque molto buono. Hanno difeso anche il messaggero. Akali vuole terminarlo. Forse arriva Kha'Zix in tempo a prenderselo. Adesso voglio pulire la wave. Volevo pulire la wave. Non volevo ingaggiare. Non riesco ad arrivare in questo momento. In realtà ha peggiorato la situazione Leona, perché cosa ha fatto? Ha fatto wave su tutti i minion. Non necessaria, perché tanto non perdevamo neanche la prima placca. E ho perso più minion del dovuto.
quindi è un problema al momento. Però vabbè, devo stare attento alla QDMF che per miracolo divino riesco a doggiare. Mi rallenta e ovviamente adesso mi prende perché non potevo allontanarmi per tempo. Un po' una rottura, ma provo. Oh, questo engage è buonissimo. È molto buono questo engage. Li fight adesso perché possiamo comunque vincerlo il fight. Non più. Ok. Ragazzi, ma quanta vita rimane? Ho fatto l'errore di castarla forse troppo. No, 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 no. Vuole flashare per fare la spell. No! Va bene, ottimo. Per fortuna Seraphine ha esagerato tantissimo per provare a prendere l'uccisione. Leon ha fatto un buono stun. E ho fatto un paio di errori su quel fight qui in alto. Perché intanto inizialmente volevo arrivare più facilmente ad MF, non ci sono riuscito. La Suprema la volevo usare leggermente più tardi per Malphite. E mi sono fatto prendere dalla Suprema di Malphite senza che fosse necessario. Cioè potevo stare un po' più sidesteppato, fondamentalmente. Vado ad aiutare Akali se riesco, che è messa maluccio e se Darius stacca è un problema. Buonissimo lo stun. Continua. Wow. Ok, la Q qua sarà tanta roba, anche se il mio danno è pochissimo. Vorrei fare una kill, vi prego. Una kill, vi prego. Imploro il mio team. Riesco a fare la kill, finalmente, anche col blue buff. Purtroppo ho veramente poco danno. Quando avete l'infinity edge con Kate è un coin flip. Cioè, rischiate che fate la kill perché crittate e poi continuate a fare un sacco di danno, oppure semplicemente non fate danno come avete visto poco fa. Però, la prima torre è stata fatta. Noi siamo 9-2, una situazione positiva. Io rischio un po' adesso, perché vedete che ho comprato il... Oddio, Zial, il fervore, mi ricordavo bene. E forse potevo aspettare, ecco, ho fatto un errore qui. Potevo comprare le scarpette. Andrò a prendere le scarpette del lifesteal. È un po'... perché non è che... Cioè, prendo quasi sempre le scarpette del lifesteal su Kate. Avevo pensato momentaneamente a quelle del... I Mercury Thread, insomma, per evitare i CC. Però effettivamente i due CC importanti sono solamente quelli di Darius e... Oh, buono, aspettate, scusate un secondo. Facciamo la kill su MF, se riesco. No, ho preso il minion, sono un cretino. Ho castato la Q su MF poco fa perché sapevo che Malphite stava per ultare. Come avete visto è rimasto il cast. Molto male il CC di Leona, che rischia di essere fatto nel momento sbagliato. Per fortuna... Ok, questo lo posso flashare in caso. Ah, perfetto. Ottimo. L'arrivo di Ari riesce a darmi sicurezza. Sono messo molto bene. Allora, qui la Q, dicevo, l'ho castata sapendo che stava arrivando la ulti di Malphite. Questo cosa fa? Fa in modo che se anche Malphite mi sbalza, la Q di Caitlyn viene comunque castata. E se avete visto ho fatto danno lo stesso. Il che mi ha aiutato a uccidere MF mentre mi stava facendo la Suprema poco dopo. Ora sbaglio a prendere... No, lo prendo in corso. Tutto calcolato. E... Quello che stavo dicendo prima era sui CC. Ecco, fondamentalmente i CC importanti sono quelli di Seraphine, ovviamente. Lo slow, lo snare e il taunt. Darius è un po' molesto, ma gli altri appunto non ne hanno di così fondamentali. Quello di Malphite non lo posso ridurre perché è un no-cap, e quindi decido di andare per il lifesteal per sopravvivere subito dopo. Adesso non dovrebbe avere il cooldown Malphite e voglio sfruttare il fatto che ho il rosso per fare un po' di kite. E devo essere veloce potenzialmente a flashare la ulti di Malphite. Ma sbaglio qui, perché volevo usare lei in maniera aggressiva, ma non ce l'ho fatta. Qui non ho vision. E provo a pokeare un po', dargli fastidio. Mi sono messo delle trappoline come faccio ogni tanto per prepararmi la zona. Cioè, se so che combatterò da quelle parti, cerco sempre di crearmi una zona sicura. Ora lui vuole sicuramente ultarmi. Lo abbasso un po', anche se è un po' presto forse per la Suprema. Anche perché ho finito il rosso, quindi posso fare meno danno a Malphite adesso, purtroppo. Vediamo se... Ma in realtà posso aspettare che MF regalla. Ma non riesco a interrompergli lo scudo. Peccato. Non potevo rischiare di andare poco prima. Un qualsiasi altro PG avrebbe funzionato. Cioè gli avrei interrotto le colle e l'avrei potuto uccidere. Purtroppo, essendo Malphite, aveva lo scudo. E quindi se fate danno sullo scudo, ma non levate lo scudo e non fate danno alla vita, loro continuano a regalare. Questo ricordatevelo, è importante. Sto maxando la trappolina invece, scusatemi, sto maxando la rete invece delle trappole, perché praticamente loro hanno Malphite che plana, hanno Master Yi che corre, hanno Darius che
comunque un PG molto veloce, e hanno MF che è un PG molto veloce. Quindi mi piace, non so, oltre che degli engage potenti, mi piace avere qualcosa per potermi muovere più facilmente, sia tra i muri che in generale per poter scappare. Le trappole sono buone per creare la situazione, ma adesso non stiamo fightando tantissimo tutti insieme. Anche noi probabilmente saremmo dovuti andare mid. Oramai siamo top, quindi cercheremo di prendere la torre. Ho sbagliato a mettere la ward. Stanno arrivando, ce ne dobbiamo andare, oh mio Dio. Provo, ma non penso di farcela. Ce la faccio? Ce l'ho fatta, per fortuna. Ho lasciato Leona al suo destino, che non ha guardato la mappa, apparentemente. Perché morire lì per noi vuol dire aver trovato anche il fatto che loro siano morti in mid. Provo ad andare ad aiutarli. Qui nei fight, nei posti stretti, sono molto comodi, perché potete usare le trappoline, anche se questa qui non l'ho messa particolarmente bene. Voglio provare ad andarci, però non posso essere il primo che ci va. Purtroppo la morte di Leona è stato un grosso problema. Mi allontano a questo punto. Stanno fightando? Oh mio Dio. Provo a tirarla, ma la maggior parte delle volte la bloccano. Qualche volta ne vale comunque la pena. Nel senso che mi è capitato più volte di vedere squadre non proteggere, per sbaglio magari anche, qualcuno. Non ci arrivo. Ok, Ari flasha, non ha la suprema. Cerca il cuoricino. Vediamo. Mastery sta cercando Kha'Zix. Malphite dovrebbe avere ancora la suprema, il che è problematico. Però forse possiamo arrivare su di loro. Mi sono spostato e ho preso anche Mastery contemporaneamente. Questo era il piano, fondamentalmente, come avete visto. Però voglio andare su Malphite, che ha già usato la suprema. Se non è il flash, sarà una kill abbastanza semplice. Preso la tripla uccisione. Su quest'ultima kill ho fatto un po' di yoink, ma perché sto rimanendo leggermente indietro a forza di giocare male la rotazione sulla mappa, e quindi ho voluto riprendermi un po' di gold. Praticamente, oddio, forse la torretta la si può pushare qui. È un po' rischioso, perché la play giusta è pushare la torretta, però bisogna beccare, cosa non facile da fare sempre, ecco. Manca mille a... Ok, ora possiamo andare indietro. Indietro. Ma la torretta, ricordatevi che con l'Herald cade, deve avere 2000 o meno di 2000 di vita. Poco meno, insomma. Ora andrò a prendere... Sono indeciso su che oggetto fare. Se la Proto Belt... Aspetta un attimo, allora. Perché la Proto Belt vi aiuta a evitare spelle, per esempio, come la Suprema di Malphite. Il problema è che potrebbe farmi comodo anche la Zonia per Mastery. Cioè, mi piazzo... Lui mi fa la Q, io piazzo la trappolina, vado in Zonia e lui viene bloccato. Fondamentalmente. Ora devo stare attento alla ulti di Malphite, al grab. Ecco, questa è stata pericolosa. Ok, l'ha preso lui. Kha'Zix, ottimo, perché io rischiavo di non prenderlo. Sono riuscito a scappare da Mastery. Ottimo. Ok, dovrei riuscire a prendere Seraphine. Non c'è bisogno della ulti, anche se ci ho provato. Quello muore. E niente, lo lascio tutti uno di vita. Però positivo, è andato bene. Facciamo il Baron adesso, a questo punto. Che è una buona azione, perché abbiamo ucciso tutti i 5. Anche se siamo particolarmente bassi, non è un problema, perché Akali e Kha'Zix comunque si curano. E il primo Baron non è difficilissimo da fare, anche in termini di HP. Poi siamo in 4. 4 che fanno un buon danno. Quindi ci prendiamo il Baron. Vado a resettare. Tra l'altro, qui sto facendo la Bloodthirster perché non mi sento di aver bisogno di niente di particolare. Cioè, sono 7-0, sono messo benissimo, è tanta roba. E avere... Cioè, cosa posso fare alternativamente a questa qui? Potrei fare la penetrazione, ma... Vediamo che Malphite, che è l'unico tank serio... Perché Darius ha solamente un oggetto semi-tank... Sta molto indietro. Quindi non ho bisogno in questo momento della penetrazione. L'anti-heal non sarebbe male, ma decidono di arrendersi. Quindi ci danno questo bel game e ci ulta Malphite. Vado a menarli. E finalmente il Nexus va a scoppiare. Quindi, Caitlyn, ottimo AD carry... Almeno io personalmente mi diverto tantissimo a giocarlo, era uno dei miei main AD carry su PC. Ve lo consiglio, tanto rage, tanto poke. Se vi giocate le trappole nel futuro mettendole bene nei punti corretti, è veramente divertente fregare i nemici in questo modo. MVP, chiaramente. E andiamo a vedere i danni, ecco intanto, anche se il game non è durato troppo, fondamentalmente. E andiamo a vedere anche appunto la build mia e dei miei compagni. Comunque, sono in live tutti i giorni su Twitch dalle 17 alle 21, tranne il mercoledì e il sabato. Grazie per avermi seguito e ci becchiamo al prossimo video.